Salve ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot e benvenuti in una doppia player di Bailly SBC e di Adama Traoré attaccante, ragazzi. Prima di iniziare questa doppia player, vi voglio che lasciaste un bel mi piace, commentate, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale tenendo la funzione della campanellina e qui in descrizione troverete link ai nostri social, quelli Facebook, Instagram, Google, Telegram, canale Twitch. Adama, rapidità, esplosività, forza fisica per lui. E gamba? Tiro? Niente. Vabbè. Ancora lui. Adama, ma è infermabile. Non si ferma, Adama, non si può fermare. Deve segnare Adama e segna. Un trascinamento di suolo per segnare questo gol. Adama. Potenza devastante, il long shot. Mamma mia, che tiro preciso. Bam, te. Lui è Adama, eh. Benvenuto. Vai, Belli, recupera questa palla. Che fai? Ti fai sovrastare fisicamente. Adama. Trascinamento di suola. Adama, il destro. Sotto il 7. Qua si può solo che quitare. Ah, ma da solo? Sul portiere. Adama, una skill? Ma Adama, quante stelle skill ha? Ci devo dare un'occhiata. Sicuramente almeno le 4. Vai, Adama. Non si ferma mai. Palo, palo. Adama, mi sto gol. Adama, ti mangi? No, e Batland. Grande e bellino questo intervento difensivo. Adama. Non lì questa palla. Adama. Dai, fatti vale. Partiamo. Sono indici. Partiamo da Belli, difensore centrale dalla Costa d'Avorio del Marsiglia. Versione base 76. L'upgrade è veramente netto. Più 11 di rating. Il punto è che secondo me, non so se siete da questo FIFA o da altri FIFA, ma Belli circa 3-4 anni fa era un difensore centrale Manchester United buggato, cioè faceva faville nelle squadre buggate, ragazzi, veramente. Cioè, adesso è diventato abbastanza, cioè, è inutile un difensore che non si caga nessuno. Questa carta purtroppo non la sento tra le mani così decisiva. È un difensore centrale che fa discretamente bene il suo, ma vediamo ad analizzare un po' più nel dettaglio. Sicuramente velocità, difesa e fisico da inserire, sono questi i suoi tre valori principali. Non ho provato con nessuno stint, è solo un semplice base come tipo di corsa allungato. Più che altro vi consiglio, secondo me, mettiamocelo un'ancora o un'ombra, perché di base lui non ha un passo rapido. Si è 83, però non è uno che recupera tantissimo, non è velocissimo come sono adesso gli attaccanti. Se fosse uscito anche a inizio novembre sarebbe stato davvero molto più utile, però in questo fine dicembre abbiamo già dei difensori molto veloci e abbiamo bisogno di qualcuno che sappia tenere a bada la velocità degli avversari. Punto che di base è veloce, non è che sia lentissimo, attenzione, non lascia buchi, però non dà quella sicurezza che si sente sotto mano, magari avendo un Rudiger, con il quale mi sto trovando molto molto bene, oppure anche un Tomori che veramente, secondo me, c'ha qualche baghello anche lui. Lui non lascia tanti buchi, però ogni tanto si salta la marcatura, ogni tanto non è precisissimo al 100% di testa. Non mi ha dato uno che intercetta tanti palloni, infatti non me ne ha intercettati tantissimi. Allora, la fase difensiva è buona di base, però ovviamente ci sono delle accuratezze da tenere a mente. Contrasto molto deciso, forza si fa sbilanciare un po',
Invece la resistenza va benissimo, non ci sono problemi, molto aggressivo, va bene. Anche un buon controllo palla tutto sommato con un difensore centrale non ti dà quella sensazione di, come si dice, di insicurezza a palla al piede. Sa essere freddo e reattivo, il giusto, non è a passaggio, magari al massimo un passaggio vicino, via. 3 di skill e 3 di piede debole, 186 cm con 77 kg di peso, body type alto e medio, work rate medio in attacco e alto in difesa. Non ha dei contro netti, però appunto queste accuratezze che avevo citato. Infortunio facile e affondi contrasti sono le sue caratteristiche. Come alternative, nella Ligan possiamo metterci, sto vedendo su Footwin, Marquinhos, volendo. Poi abbiamo altre leghe tipo Alaba, Rudiger, Tomori 88, Varane 88, Orkundé, insomma altre leghe. Ligano non ha tutta questa bellezza nella scelta. Un indice di abilità da 1 a 3, gli do 1 più, perché secondo me Marsiglia e Costa d'Avorio non è che ci abbiano tutte queste bellezze. Al massimo 1.5 con Costa d'Avorio, che abbiamo Touré, quello Iro, però niente di così eclatante a livello di numeri, ecco. Come prezzo SBC sui 70-71, me l'ha fatto Mordino, grazie Mordino, però me l'ha fatto non so quanto pagato, sicuramente non ho speso nulla perché ho tanti non scambiabili. Ma rendo le conclusioni di voto per questa carta, ragazzi, non mi è piaciuto tantissimo, non ve lo consiglio tantissimo, magari una Ligano ci potrebbe stare, però di base, se dovete fare una bella squadra, potete optare su altro, 6.5. Andiamo su Adama Traoré. Dono Traoré aveva iniziato questo cammino di queste partite con gol, però poi si è un attimo perso strada facendo. Allora lui adesso è come Belli, adesso non va proprio benissimo come attaccante, ma se fosse uscito appunto a inizio novembre sarebbe stato proprio la fine. Lui è velocissimo, non ha problemi nella rapidità. Ha anche un... allora, mi metto il dribbling, mi metto giusto una stellina, perché una stellina accanto per dirvi che non ha quella reattività e quella freddezza, però di base sa come si dribbla, sa essere bravo con il suo equilibrio, nel controllo palla anche, non c'è male. 4 di skill e 4 di ripiede debole sono ottime in questo caso, perché ci consente almeno con le skill di essere un po' più imprevedibili. E col 4 di piede deve essere altrettanto più imprevedibile col tiro di destro o di sinistro, visto che il destro è il suo piede preferito. Il tiro è buono nel suo magari secondo ruolo, ovvero la T. Però lui, se fosse uscito ala, sarebbe stato ancora più interessante a parer mio, ragazzi. Però va bene così. E devo dire che nel fisico forse mi aspettavo giusto un filino, qualcosina in più, perché purtroppo ha forza. Allora, la forza ce l'ha, per ora ci sono difensori centrali che hanno una forza superiore al suo 90, ma che sanno anche di meno magari di 90, però sanno contrastare, quindi ti vanno a rubar palla a Traoré. Non possiamo andare dritto per dritto con lui, ma abbiamo bisogno un po' di giocarci. 83 in salto, poi colpo di testa, lasciamo perdere, niente di così eclatante. La resistenza va bene, è passabile. Provato con lo stile intesa, base comprato così. Se vogliamo cambiargli lo stile di corsa, allungato, in allungato dobbiamo mettergli un architetto. Con lui 5 partite, 3 gol e 2 assist. 230 l'ho pagato, sta a 220, un prezzo che assolutamente scenderà, ragazzi, non abbiate timore. Però si potrebbe assestare più o meno sui 150, più o meno. Ad ora, nelle partite che ho giocato, non l'ho incontrato minimamente. Vabbè, ci sta, alla fine ci sono tante carte disponibili, alla fine non è detto che bisogna incontrare sempre i soliti, e si spera di non incontrare sempre i soliti. Come dice di ibridabilità da 1 a 3, gli do 2 perché abbiamo la Lega e la Nazione, ma la squadra è da merda. Stile di stile intesa, principalmente dipende dal vostro stile di corsa. Possiamo optare per un finalizzatore, un architetto o un cannoniere. Però finalizzatore è quello più votato secondo Footwin, perché gli va ad aumentare il tiro e il dribbling.
E ci potrebbe anche star volendo, ragazzi, perché dalla distanza. Come alternative nella Premier League come attaccanti possiamo trovare magari un, aspettate che lo sto cercando, un James 85, sì, volendo ci può stare un Nunez, Aubameyang ci può stare, Salah 92, però è un po' più diverso. Ma venendo alle conclusioni, il mio voto per questa carta 7 se lo merita abbastanza agilmente, fa abbastanza bene il suo. Peccato che bisogna affiancargli uno che attira e che sappia passarla un po' meglio, perché lui purtroppo adesso è più un'ala. Magari potete switcharlo anche ad ala, volendo potete mettere un'ala che avete con un tiro incredibile, metterlo al posto suo. Insomma, si possono fare questi cambiamenti. Ma ditemi voi cosa pensate di queste carte, di queste review. Se vi sono piaciute lasciate un mi piace, un commento, una condivisione. Quindi vi spoglio, vi ringrazio. Ciao belli.